Dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù disse loro: in verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura: colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché, quando sarà avvenuto, crediate che io sono. In verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Proviamo a contemplare quest'ultima icona del Vangelo di oggi. Dice Gesù: in verità io vi dico, chi accoglie colui che manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Pensate, chi accoglie colui che Gesù manda, cioè noi cristiani, accoglie lo stesso Dio. Un documento fondamentale del Concilio Vaticano II, che si chiama Lumen Gentium, dice così subito al primo capitolo: la Chiesa è in Cristo in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. La Chiesa, ricordiamocelo, siamo tutti noi, mattoni viventi dell'unico edificio spirituale che è appunto la Chiesa di Gesù. E tutto parte da un invio, come aggiunge poi il testo conciliare al numero 3 del primo capitolo. Dice così: è venuto quindi il Figlio mandato dal Padre, il quale ci ha scelti in Lui prima della fondazione del mondo, perché in Lui volle accentrare tutte le cose. Perciò Cristo, per adempiere la volontà del Padre, ha inaugurato in terra il regno dei cieli e ci ha rivelato il mistero di Lui, e con la sua obbedienza ha operato la redenzione. La Chiesa, ossia il regno di Cristo, già presente in mistero, per la potenza di Dio cresce visibilmente nel mondo. Ecco, la Chiesa cresce visibilmente nel mondo perché ci sono cristiani capaci di visibilizzare l'invisibile. Tutto questo accade quando il servo non si crede più grande del padrone, o quando, peggio ancora, diventa venditore di sacro e non trasparenza del sacro, cioè strumentalizza Dio per i propri fini. Il cristiano deve essere di fronte al mondo una icona sacra. Sapete cos'è un'icona? Ve lo faccio raccontare da uno dei più grandi maestri d'Oriente dell'ultimo secolo, Pavel Florensky. E con questa spiegazione, con l'augurio di essere sempre più un'icona visibile del Dio invisibile, vi lascio. Una finestra è una finestra, in quanto attraverso di lei si diffonde il dominio della luce. Allora la stessa finestra che ci dà luce è luce. Non è somigliante alla luce, ma è la luce stessa nella sua identità ontologica, indivisibile in sé e non divisibile dal sole che splende nel nostro spazio, ma in sé stessa, astratta dalla luce, non è che legno e vetro. O la finestra è luce o è legno e vetro, ma non sarà mai una finestra. Così anche le icone, visibili rappresentazioni di spettacoli misteriosi e soprannaturali, secondo la formula di San Dionigi l'Areopagita. E l'icona è sempre o più grande di se stessa quando è una visione celeste, o è meno di se stessa se non apre a una coscienza del mondo soprannaturale. L'icona ha lo scopo di sollevare la coscienza al mondo spirituale, di mostrarle spettacoli misteriosi e soprannaturali. Anche se questo scopo non è raggiunto, lascia una remota sensazione dell'altro mondo, come le alghe odorose di iodio testimoniano del mare.